Sono tante le rivendicazioni e le problematiche che hanno spinto autotrasportatori e agricoltori a dar vita ad uno sciopero che per tutta la settimana, a partire da lunedì 16 gennaio e sino ad oggi, di fatto sta paralizzando la circolazione dei mezzi pesanti in Sicilia. Ma di certo è il prezzo del carburante il motivo cardine di questa protesta, che potrebbe non esaurirsi oggi. E in effetti il prezzo della benzina ormai ha raggiunto, facendo una media, il livello record di circa 1,763 euro litro, con punte di quasi 1,8 in alcune aree dell'Italia, dove è più marcato l'effetto delle addizionali. Secondo il Codacons, in Sicilia il prezzo della benzina è il più caro d'Europa e quest'anno ogni automobilista spenderà in media 202 euro in più. Mentre secondo i dati dell'agenzia di settore Staffetta, la benzina verde nell'isola costa in media 1,749 contro la media nazionale, che come detto è pari a 1,763. Il diesel è pari a 1,735 rispetto alla media nazionale di 1,723. Eppure, a causa del blocco, paradossalmente la gente pagherebbe ancora di più pur di riuscire a fare rifornimento di benzina, ormai esaurita nella maggior parte dei distributori dell'isola e anche ad Agrigento e provincia. Dopo le lunghe code e le corse tra gli automobilisti per non restare a secco, sin da oggi cominciano ad emergere seri problemi per spostarsi da casa e raggiungere il posto di lavoro o comunque per svolgere le consuete attività quotidiane di ognuno. Una protesta che il presidente Lombardo ha definito ieri comprensibile e condivisibile dopo l'incontro a Palermo con alcuni esponenti delle associazioni di categoria e in previsione di un incontro col premier Monti, auspicando un'apertura verso le problematiche che hanno messo in ginocchio la Sicilia. Ho chiesto al presidente del Consiglio Monti un confronto dedicato esclusivamente al costo dei carburanti, le autostrade, i traghettamenti troppo cari, ha ribadito ieri Lombardo, e mi auguro che il mio appello non rimanga inascoltato. E intanto la questione rimane aperta, così come evidenziato dal presidente del CODIFAS, Consorzio di Difesa dell'Agricoltura Siciliana, Ambrogio Vario, protagonista già 3 anni fa di una protesta altrettanto incisiva. E ci ha visto protagonisti di un viaggio per Roma con i trattori, dove abbiamo ottenuto ben poco se non una delibera del governo regionale sullo stato di crisi socio-economica dei mercati dal 2009. È ovvio che questa delibera è scaturita da una piattaforma rivendicativa con dei punti precisi, e per noi fa fede ancora quella, perché è incluso la defiscalizzazione dei carburanti, è inclusa l'allentamento della pressione della SERIT, è inclusa anche la ristrutturazione degli organismi di controllo per l'ingresso delle derrate alimentari nei porti. Quindi i punti della rivendicazione sono sempre quelli. Finito lo sciopero oggi, la protesta comunque potremmo dire che continuerà? Ma io suppongo che non si possa fermare così, se non ci sono delle decisioni attuabili immediatamente da parte del governo nazionale.